Piazza Nerazio Prisco, con la sua scalinata, la sua fontana e un'atmosfera unica, lo scenario più adatto a ospitare la suadente voce di Ginevra Di Marco, la cantautrice anima e voce che ha accompagnato Giovanni Lindo Ferretti negli anni 90 nei CSI, ora protagonista di una brillante carriera solista, ha conquistato la platea di Sepino nella terza serata di Sonica Poietica, la kermesse gratuita organizzata da Regione e Fondazione Molise Cultura. Sensazionale l'interpretazione di Amandoti, portata al successo proprio con la storica band del rock alternativo in cui ha militato Massimo Zamboni, che si era esibito solo due giorni prima proprio a Sepino. Donna Ginevra e le Stazioni Lunari, il suo lavoro da cui ha estratto i brani che ha portato sul palco. Con lei alle tastiere il marito Francesco Magnelli e Andrea Salvadori alla chitarra. Battiato, Tenco, De André, i mantra di Ginevra Di Marco. È stata una serata bellissima, che non aspettavamo, così carica di affetto e di bellezza. È una scaletta che varia un po' anche a seconda delle tappe che facciamo, però si abbraccia, diciamo, un po' tutta la nostra storia da CSI fino ad oggi, e sono passati 30 anni, quindi di materiale ce n'è tantissimo. C'è tutto il lavoro sulla musica popolare, sulla musica d'autore, le nostre canzoni, la musica del mondo cantata in tante lingue, quindi è un concerto molto vario, coloratissimo, con ritmiche, storie diverse, e questo credo che piaccia e diverta molto le persone che vengono, insomma. Ad aprire la serata tutta al femminile la campobassana Liana Marino, cantante e chitarrista che unisce nel suo sound folk, rock, jazz e sonorità sudamericane. Mi muovo in diversi generi perché ho ascoltato tantissima musica e quindi ho avuto modo di poter mettere diversi generi poi nella musica che faccio, quindi nella musica d'autore. Ho cercato di mescolare diversi generi.